Ciao amici, ben ritrovati. Oggi una bella penna, una Pelican M400. La versione è quella tartaruga bianca, avrete già visto l'unboxing, quindi la penna ve la tiro fuori velocemente e parliamo subito di questa, di come si comporta e del test scrittura. La Pelican M400, come avrete già sentito dire tante volte da Marco Chiari, si pone un po' come linea spartiacque della prima gamma Pelican, dalla 100 alla 200, quindi alla 400, e poi abbiamo l'altra parte, quell'alta gamma che è la 600, l'800 fino alla 1000. Ritengo che questa rappresenti proprio la lunghezza, la forma, il peso ideale di tutta la prima serie Pelican ed è anche in un certo senso la prima Pelican seria, passatemi questo termine, seria nel senso prestigiosa, importante, che andiamo ad incontrare rispetto a tutta la gamma. Per molti di noi, me compreso, forse è anche quella che è la più affrontabile, perché poi le 600, per non parlare delle 800 e la 1000 ancora di più, hanno dei prezzi insomma molto più impegnativi. La 400 è veramente ben realizzata perché vabbè, la qualità costruttiva è quella classica della Pelican, non serve ormai spendere altre parole, ma ben realizzata perché le finiture cominciano a essere finiture di pregio, c'è l'oro nel pennino ed è realmente questa volta oro, in questo caso un oro bicolore. La livrea è una livrea un po' più ricercata rispetto ai modelli base, insomma si presenta davvero come una bella penna tale essa è. Movimento a pistone, il caricamento a pistone, sapete quanto io apprezzi questa penna così facile, così semplice da aprire, da pulire, da sostituire il pennino, da sciacquare quando abbiamo usato qualche inchiostro un pochettino più difficile. Poi guardate quanto è bella comunque. Questa è la tartaruga bianca. Mi piace molto la scelta di questa tinta perché il bianco, beh, non ho tante penne bianche, o perlomeno non ne ho di importanti bianche. E questa è proprio bella, mi piace. La riconosco subito in scrivania, so che è lei, la prendo al volo anche con la coda dell'occhio, la riconosco. Osserviamo un po' più da vicino per apprezzare i particolari. Allora vi dicevo già, il cappuccio, come vedete, ha un logo con una doratura che è senza dubbio più bellina rispetto alla serie 200, anche se la 300 è proprio una via di mezzo, ma soprattutto il pennino, guardate che bello, questo è un pennino bicolore, un pennino un po' particolare, un pennino EB Italic Broad. Le finiture, quelle solite, elegantissime, anche questa veretta, questo anellino qua, alla termine della sezione dell'impugnatura mi piace un sacco, la rende bella e poi soprattutto il colore. Adesso la vediamo anche in controluce per farvi apprezzare, non l'ho ancora caricata se non per la prova. Guardate com'è bella effettivamente. E poi tutti gli altri aspetti che già conosciamo, una qualità del dettaglio che hanno fatto insomma questo marchio, un brand che ha tutto il merito che si è conquistato nel tempo. Non resta che andare a provarla. Prima però vorrei farvi vedere, ecco, si riesce a inquadrare, vedete che c'è a metà del cappuccio una sezione, vedete che è più scura ad un certo punto. Quello è una parte estraibile in che raccoglie l'inchiostro residuo, raccoglie anche, sapete che a volte si secca, fa dei grumi che possono cadere sul pennino, possono, insomma, è meglio tenere pulito. Si può sezionare, si può smontare, pulirlo e rendere la nostra penna sempre bella, nuova, come vogliamo. È una resina, ma è veramente molto, molto ben realizzata. Per la prova di oggi ho scelto un inchiostro che amo particolarmente, l'Idyllic Blue della Caran d'Ache, che vi ho presentato anche recentemente, un inchiostro di tipo cancellabile. È una particolarità di questo particolare inchiostro perché non tutta la serie Chromatix ha queste caratteristiche. Il pennino, vi dicevo, è un pennino EB, è un po' particolare. Andiamo subito a descrivere e ad incontrarlo. Principalmente un pennino EB ha un tratto generoso perché EB sta per
Italic, quindi un pennino italico. Sapete, se avete visto il video che ho fatto per imparare un po' questi codici e a capire le gradazioni dei vari pennini, il pennino italico è un pennino di tipo tronco. Ora ve lo spiego meglio, e poi è un tipo broad, italic broad. Allora, italico è un pennino tronco, e cioè un pennino che invece che essere così, è un pennino tagliato a seconda che sia mancino, per mancini cade in un verso, altrimenti cade nell'altro, però è un pennino obliquo proprio per facilitare la scrittura in corsivo, in italico. Infatti, vi accorgerete utilizzando un pennino come questo che nel momento in cui lo andiamo ad inclinare un pochettino verso, nel senso, nel verso della scrittura, si trova a suo agio, ve lo fa sentire. Questa è la giusta impugnatura. Broad perché, come vedete, il tratto è molto generoso. Questo non è un broad semplicemente, questo qua è quasi un pennino calligrafico da 1,8. Sì, credo proprio di sì, perché se vado a confrontarlo con uno stab, non so se c'è ancora dell'inchiostro in questa che avevo provato prima, infatti non c'è, ne prendo un'altra. Questo è lo stab di stipula, un pennino 1,1, guardate che differenza. Questo è quello invece di Montegrappa che è un 1,5 e non è generoso come quello, quindi 1,7, 1,8 più o meno, dico, senza andare a misurarlo. Però non è un vero pennino italico, perché come saprete il pennino italico, ve l'ho spiegato nel tutorial precedente, è un pennino con gli spigoli vivi. Questo assomiglia più ad uno stab che nelle immagini che vi farò passare lo vedrete meglio, ad uno stab perché è arrotondato, fa di tutto per venirvi incontro e il taglio obliquo non è poi così pronunciato, ma c'è e come vi ho detto si sente, quindi è un po' un ibrido, ma è un ibrido che regala molte soddisfazioni. Andiamo a vedere. Ottima scorrevolezza. Vabbè, ottima scorrevolezza. Poi soprattutto una pienezza di tratto. Una pienezza di tratto. Andiamo a vedere come si comporta nell'esame. Vedete che ci dà tre tipi di larghezza. Usato così lo andiamo a sfruttare nella sua massima larghezza, nella risalita obliqua diventa un po' più sottile, se andiamo invece a usarlo in orizzontale diventa più sottile, quindi abbiamo una bella varietà, una varietà che viene diciamo anche massimizzata quando lo utilizziamo per esempio come lo sto facendo adesso in maniera perpendicolare. In maniera perpendicolare anche con la scrittura normale diventa molto, diciamo, simpatico. Perché? Perché riesce a darci una gradazione del pennino sempre in movimento. Questa non è nemmeno la carta che più di tutta la premia. Sto usando una Fabriano che senza dubbio lo aiuta nella scorrevolezza. Ve lo faccio vedere su un'altra carta. Oggi sto usando molto questo blocco Pigna perché veramente ha un bel feedback nella scrittura. Qui abbiamo una bella Pelican M400 con un suo pennino IB. E poi certamente il pennino è grande, quindi vi consente di giocare anche con i caratteri. Se dovete fare un appunto, se dovete scrivere una nota con questo, lo vedete subito e anche si vede la qualità, la bellezza dell'inchiostro, veramente molto bello. Il pennino abbiamo detto essere un italic broad. Ma diciamo che qua a me piace ancora di più perché riesco ad apprezzare maggiormente la qualità
del pennino appoggiato in un verso oppure in un altro. Provo a coricarlo sul lato destro e vediamo come scrive. Ah, qui scrive pochino perché? Perché ogni pennino ha un lato che, per così dire, asciutto o più secco. Dall'altra parte scrive ancora meno, ma perché? Perché non è fatto per questo, è un pennino italico questo. Ed eccolo qua che emerge in tutta la sua bellezza. Guardate come scorre, come... Se mi mettessi a lavorare in maniera incidente, cioè mettendo il pennino così, vedete che ho il tratto bello pieno corposo, però a me piace usarlo sempre un pochettino più inclinato per assicurarmi, per l'appunto, un po' di differenza tra... un po' di differenza, vedete, nel tratto, altrimenti sarebbe... Differenza qua ce n'è poca perché utilizzandolo in questa maniera ho sempre un tratto pieno, cosa che non ho là. È vero che a seconda della carta, a seconda dell'inchiostro che sto utilizzando, in questo caso abbiamo detto che l'inchiostro è un Caran d'Ach. Un Caran d'Ach di blu. È chiaro che a volte posso avere un po' meno inchiostro che arriva, fa parte del gioco, è un vedo, non vedo, ma si capisce che questa è la gamba della I, della B. A me piace piuttosto utilizzarlo così per avere una varietà, salvo che debba invece scrivere qualche appunto, qualche nota importante, e allora eccola qua, lo scrivo in questa maniera. In questa maniera abbiamo quella variazione invece dettata dal pennino che abbiamo visto essere tratto verticale e tratto orizzontale, un po' come avviene negli stab. Provo ad utilizzarlo in maniera addirittura inversa. Cosa sta facendo Marco Chiari? Sta utilizzando il pennino a taglio. Allora, in questo caso il tratto sottile ce l'avrò in maniera, scusate, nella direzione verticale, quello pieno. In quello orizzontale, praticamente il pennino a rovescio. Solo che questo è un pennino così appunto che scrive anche così. Beh, non si deve fare, però se volete fare una nota di colore, qualche cosa di diverso, potete farlo pennino IB. Eccolo qua, invece che pennino IB. Questo lo potete fare grazie a quell'arrotondamento che vi ho detto all'inizio, che non lo rende veramente un pennino italic broad, ma più uno stub obliquo, ecco, se proprio vogliamo dargli una classificazione. Sta di fatto che è molto divertente, mi piace molto e fa parte del mio arsenale ormai, insomma, l'ho acquistato recentemente, ma è già fra le penne che mi piace di più. Inoltre il pennino a questa decorazione bicolore che troviamo anche sulle Pelican più importanti della serie 600, 800 in su, e non vi nascondo che mi piace. È bello poterlo osservare, poterlo vedere anche in questa sua bellezza decorativa. Ma chi compra una penna come questa? La compra chi vuole avere una Pelican, ve l'ho detto, che comincia ad essere una Pelican con la P maiuscola, che non è più quella che magari, insomma, dai, ci possiamo permettere mettendo via qualche soldino, ma questa comincia a essere una penna definitiva, è una bella penna, nulla da dire. Un pennino come questo, invece, chi lo compra chi magari ne ha già qualcuno e desidera avere un pennino un po' diverso dal solito, avere una qualità della scrittura, della notazione un po' diversa, ma soprattutto godersi appieno le sfumature degli inchiostri che utilizzate, perché vi assicuro che con un pennino come questo, che sia un italico, uno stab, oppure sì, anche un calligrafico da 1,7, 1,9, andrete a scoprire delle caratteristiche degli inchiostri che
Magari non avete mai osservato anche in anni di utilizzo su penne con pennini F e forse M, ecco. Quindi è una riscoperta degli inchiostri e soprattutto anche insomma, un po' di creatività data da questo pennino così particolare. Io vi saluto, vediamo se sono inquadrato per i miei saluti inchiostrati, che stavolta vi scrivo con inchiostrati. Col pennino della Pelican. Non ci sta tutto, ma adesso sì. Ciao amici e alle prossime recensioni.